Tu sei un ospite anche per noi veramente importante, fondatore della Biotrans Energetica, come ho già specificato, hai fatto tutta una serie di cose meravigliose, di esperienze importanti, vivi in Svizzera, ma lavori anche e soprattutto a Milano e ti sei occupato da anni di psicoterapia, pur essendo tu medico. Ma io ti vorrei chiedere, visto che il tema che trattiamo oggi, adesso io poi ovviamente lo metterò anche in sovraimpressione, che è appunto la transcognizione, il futuro del pensiero. L'argomento è decisamente molto interessante, curioso, e io ti lascerei a te, come dire, lo spazio per raccontarci un po' quello che è il tuo lavoro, quelle che sono le tue esperienze personali e soprattutto il futuro del pensiero. A te. Molte grazie, ciao A Michele. te, grazie a te. Ciao, ciao. Bene, allora, grazie a tutti che siete qui a dedicare un po' di tempo a questo argomento. Potevo parlare di tante cose, però è un po' di tempo che sono molto affascinato dal concetto di pensiero. Io, cioè la mia storia è una storia nella quale, anzi facciamo così, io vi racconterò un po' di storie più che altro e attraverso queste storie cercheremo di comprendere l'argomento di cui voglio parlarvi quest'oggi. Io, la mia storia è di medico durante gli anni ruggenti del 68-70, quindi una medicina poi legata all'omeopatia, legato alla bioenergetica, legato anche all'antipsichiatria. Ho fatto una tesi con Basaglia sull'antipsichiatria, per cui, come dire, qualche cosa ai tempi di molto legato al pensiero razionale. Poi nell'82 ho incontrato il Brasile, per il fatto che la mia prima moglie fosse brasiliana. Sono finito in Brasile, il Brasile per me a quei tempi non rappresentava nulla, non avevo nessun fascino per quel mondo. Io ero affascinato dall'India, affascinato dall'Oriente, però mi sono trovato in Brasile e allora ho detto, visto che siamo qua, incominciamo a guardarci intorno. E da allora, adesso ve la faccio breve, ma da allora io ho vissuto per 20 anni, 2 mesi all'anno in Brasile, facendo esperienze, diciamo così, di ordine spirituale, di ordine sciamanico, che hanno ovviamente stravolto il mio modo di vedere le cose. E da lì, proprio da quei primi anni, negli anni 80, è incominciato quindi a nascere questa biotrans energetica, che poi è il metodo psicoterapeutico che porto avanti, che insegno. Ho fatto più di 40.000 ore di lavoro su pazienti in questi ormai 40 anni praticamente di lavoro e appunto insegno nelle scuole di formazione che ho, una di counseling e una di psicoterapia. Però, come dire, tutto questo è nato con l'incontro con il Brasile e con l'incontro con tradizioni anche molto originali, molto primali. Chi di voi conosce il Brasile sa che, beh, intanto sa che è un pianeta, perché c'è di tutto, c'è veramente, puoi incontrare. Prima sentivo che parlava Michele che dopo ci sarà qualcuno che ha incontrato gli extraterrestri. Ecco, io ho incontrato svariate persone che dicono di essere state addotti dagli extraterrestri, tra le altre cose. Insomma, in Brasile si trova veramente di tutto. Però quello che il Brasile mi ha dato all'inizio è stato la discesa dalla mente al cuore, in qualche modo. Questo lasciare andare tutta una serie di convinzioni, di controllo, di comprensioni razionali e passare appunto dal cuore. E quindi per tanti anni, come penso molti di voi, molte delle persone che si ritengono dei ricercatori spirituali, ho navigato, ho cercato di navigare faticosamente le dimensioni del cuore, le dimensioni dello spirito, le dimensioni dell'esperienza interiore.
a un certo punto mi sono anche accorto come ci sono tante cosiddette misconceptions, comprensioni, condizionamenti limitanti, errate convinzioni rispetto alla mente e al cuore. Ho visto, passati gli anni della fascinazione del cuore, passati gli anni della fascinazione della non mente, passati gli anni della fascinazione del sentire o delle esperienze straordinarie, mi sono accorto che in realtà l'esperienza integrale, quindi l'esperienza unitaria dell'essere, che poi è alla base di ogni esperienza spirituale, autenticamente spirituale, cioè che non sia un cosiddetto bypass spirituale, che non sia una fuga nell'esoterico, che non sia una fuga nel magico superstizioso. Dicevamo, ogni esperienza autenticamente integrale si sente poco, mi dicono. Provo a parlare più forte. Ogni esperienza autenticamente integrale è un'esperienza che coinvolge sia la mente che il cuore. Cioè, noi siamo spesso affascinati dal concetto di stato di coscienza. Siamo affascinati dal concetto di fare delle esperienze straordinarie. Anche, per esempio, meditare piuttosto che dedicare del tempo alla pratica spirituale. E tendiamo a mettere l'accento sull'importanza e sulla bellezza di fare esperienza. Solo che la nostra esperienza non è mai scindibile da quello che noi ne facciamo dell'esperienza. Quindi esperienza e quello che noi ne facciamo sono sempre insieme. Cioè, noi viviamo un'esperienza e poi la nostra mente, il nostro pensiero lo organizza in qualche modo. Ci costruiamo delle mappe e dei modelli sulle esperienze che abbiamo vissuto. Questo vuol dire che non è mai separabile. Gli sciamani ci dicono: il mondo è ciò che sogni. Cosa intendono per il mondo è ciò che sogni? No? Che ogni nostra esperienza dipende anche da quello che noi pensiamo che sia. E allora cosa succede? Succede che di solito noi ci affasciniamo a vivere esperienze o che ci facciano stare bene o che ci facciano vivere una dimensione interiore di ordine spirituale e trascuriamo il fatto che poi c'è qualcuno dentro di noi che organizza questa esperienza. E chi organizza questa esperienza? Di solito il nostro copione familiare, quello che ci hanno insegnato, quello che la cultura dominante, che la cultura anche semplicemente nella quale siamo cresciuti, ci ha insegnato. Quindi i nostri condizionamenti culturali si appropriano dell'esperienza e lo organizzano in un certo modo. Cosa significa organizzare l'esperienza? Significa che attraverso un'esperienza interiore noi cerchiamo di andare oltre quella che è la mente, la razionalità. Ma poi, una volta fatta l'esperienza, la organizziamo con la mente razionale. Siamo tutti immersi nella mente razionale. C'è una frase di Ram Dass: siamo tutti prigionieri della nostra mente. E il primo passo per liberarcene è quello di accorgercene. Cosa vuol dire che siamo prigionieri della nostra mente? Vuol dire appunto che abbiamo
La nostra mente è così abile a creare dei modelli della realtà da credere che sarà la verità. Quindi se noi non lavoriamo anche sul pensiero, sul modo col quale noi pensiamo, qualsiasi nostra esperienza, per la più straordinaria che possa essere, viene organizzata, se ne appropria, quelli che Castaneda chiama i predatori, se ne appropria il nostro sistema di pensiero. E proviamo a riflettere sulla nostra cultura. Proviamo a riflettere su quello che leggiamo nei giornali, nei media, alla televisione, quello che viene insegnato nelle accademie. Nella nostra società domina, lo sappiamo, il pensiero razionale. Lo stesso pensiero critico scientifico è l'apoteosi del pensiero razionale. Nella migliore delle ipotesi, il pensiero scientifico è la cosiddetta metacognizione, cioè riflettere sul pensiero in modo tale da accorgerci che il nostro pensiero non influenzi più di tanto la nostra esperienza. Però siamo sempre nel livello di coscienza razionale. Il pensiero, quando qualcuno di noi pensa al pensiero, in genere pensa al pensiero razionale. Viviamo in un mondo dove la coscienza razionale è considerata, diciamo così, il top, no? Il massimo dell'evoluzione umana è raggiungere un livello di coscienza razionale adeguato. La mappa cognitiva del nostro mondo considera il pensiero razionale al livello massimo. Di fianco c'è un po' l'immaginazione, la creatività, che viene però delegata agli artisti o al mondo così dello svago. No? Di sotto c'è l'istinto piuttosto che gli stati non ordinari di coscienza, che vengono in genere classificati come patologici. No? E quindi noi crediamo che pensare significhi usare la mente razionale. Perché vi sto parlando di transcognizione? Perché sto dicendo, guarda che fare un'esperienza è come, che ne so, è come se prendiamo come metafora quella di un palazzo, fare un'esperienza è andare, prendere l'ascensore e salire a un certo piano, vedere delle cose e poi tornare giù. Nel piano terra, nel piano razionale. E quindi, per quanto possa essere straordinaria l'esperienza che viviamo in certe condizioni, viene poi ridotta a quello che il linguaggio razionale può comprendere e può descrivere. Succede però che l'esperienza interiore, l'esperienza cosiddetta transpersonale, l'esperienza spirituale, l'esperienza metaforica, simbolica, non è riconducibile a dei concetti razionali. Non ci sta dentro. Il pensiero razionale non è adatto per comprendere l'esperienza spirituale. Infatti, guarda un po', la scienza lascia la coscienza al di fuori. Il pensiero scientifico si occupa della materia, quindi del fisio, si occupa del bios, quindi della vita, ma non si occupa del nous, cioè la psiche, a meno che si occupa o delle neuroscienze, quindi dal punto di vista dell'attività cerebrale, oppure del comportamento.
ma la coscienza in sé il pensiero scientifico non è in grado di studiare, tant'è che la ritiene appartenere ad essere solo un epifenomeno dell'attività cerebrale. Esistono, per quanto ne sappia, diverse teorie. Le più accreditate teorie sulla scienza, sulla coscienza, sono 7. Nessuna di queste teorie sulla coscienza considera l'esistenza della coscienza a sé stante. La coscienza, nella migliore delle ipotesi, viene considerata un'emergenza frutto dell'attività cerebrale. Ma considerare la coscienza come frutto dell'attività cerebrale sarebbe come credere che questo schermo generi quello che sto dicendo, che io sia nello schermo, che quando qualche uno vespa la televisione sia generato dalla televisione. Vuol dire non considerare il programma, non considerare il software. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto noi possiamo fare esperienze elevate di coscienza, dobbiamo anche occuparci di come possiamo elaborare questa esperienza. Di che cosa ne facciamo di questa esperienza? Se vogliamo rimettere all'interno dei canoni soliti razionali, cioè come funziona la mente razionale. La mente razionale divide per conoscere, la mente razionale confronta e conosce per differenze. La mente razionale va in un'ottica lineare, A più B uguale C. La mente razionale è esclusiva, ragiona per o questo o quello, come ci insegnano gli Zen. Un tavolo non può essere una sedia. Una sedia non può essere un cavallo. Mentre invece in un'esperienza interiore io posso vedere un cavallo che diventa una sedia, o una sedia che diventa un cavallo, posso vedere, no, i simboli, le analogie. Questo diventa quello, come ci dicono, come ci dice lo Zen. Questo è quello. Il paradosso sta alle soglie dell'autentica esperienza spirituale, dell'autentica esperienza della coscienza. Però la mente razionale non è in grado di coglierla. E allora, perché vi sto parlando di quello che chiamo la transcognizione? Ovviamente il termine che io sto dando a questo funzionamento del pensiero lo si ritrova da molti altri pensatori in altra formula. Adesso io vi descriverò un po' cosa intendo per trascognizione, però quello che è importante sapere, di cui potremmo parlare per ora, è che cosa facciamo dalla nostra esperienza interiore se non la organizziamo con il pensiero razionale. Pensate un po' alle strategie che mettete in moto, che mette in moto voi o chi conoscete che voglia andare oltre la mente, che voglia fare un'esperienza autenticamente interiore. Uno dei primi errori è la reazione. Ah no, tutto ciò che è pensiero, tutto ciò che è mentale, deve essere tagliato via, perché quello che conta è appunto il cuore, quello che conta è l'esperienza. Questo è un errore molto naif, molto banale, commesso da molti. Non è possibile, abbiamo visto, tagliare fuori la mente, il pensiero, perché per qualsiasi cosa tu faccia, la tua esperienza è sempre esperienza più pensiero, più quello che io ne faccio del pensiero. Quindi la via di tagliare fuori la mente to cure, cercando di non pensare, non funziona.
È famosa la storiella Zen, non Zen, non so se Zen, la storiella del maestro e dell'allievo, l'allievo da maestro, dicendo aiutami a liberarmi dalla mente. E il maestro gli dice vai a casa e per questa settimana non pensare alle scimmie. Ovviamente il tipo è tornato la settimana dopo dicendo non ho fatto altro che pensare alle scimmie. Cioè che cercare di non pensare alle scimmie, quindi pensare alle scimmie. Per cui diventa evidente che non puoi uscire dalla mente con la mente. Non puoi uscire liberati dal pensiero attraverso il pensiero. Se sei in un percorso lineare, che tu vada da A a B o da B a A, sei sempre in un percorso lineare. Non puoi risolvere il problema con la stessa mente che l'ha creato. Deve avvenire un cosiddetto salto di coscienza, ma non solo salto di coscienza e salto di pensiero. Cosa vuol dire salto di coscienza e salto di pensiero? Quindi prima di tutto io, se voglio veramente vivere un'esperienza integrale, devo rinunciare alla reazione, devo rinunciare a combattere la mente. Devo rinunciare a credere che pensiero uguale male, o mente uguale male, e cuore uguale bene, spirito uguale bene e materia uguale male, e via di seguito. Devo liberarmi dai dualismi. Se la mente è duale, la mente razionale ragiona secondo dualismi, se io voglio uscire dalla mente, o meglio, trascendere e includere la mente, io devo uscire dal dualismo. Come fare uscire dal dualismo? Abbiamo visto non reagendo. Come posso fare allora? Uno potrebbe dire attraverso la consapevolezza. Certo. Che cos'è la consapevolezza? Ci dicono i saggi o ci dice anche Steiner. Il pensiero può essere osservato. Quando io mi accorgo che posso osservare il pensiero, un altro mondo si apre. Acquisto altri strumenti, non più e non solo lo strumento del reagire e combattere la mente, ma lo strumento dell'osservare la mente. Quando io mi accorgo che posso osservare la mia mente, cioè il mio pensiero, è come se, posso vedere il palazzo dal di fuori. Nuove opportunità si schiudono. Allora io ho incominciato ad accorgermi che posso osservare la mia mente, che posso essere presente. E quindi cosa faccio? Osservo la mia mente, medito, faccio vipassana, faccio pratiche di concentrazione, faccio insomma qualsiasi del vasto armamentario di pratiche meditative che abbiamo a disposizione. Bene, magari medito 20 minuti al giorno per 2 volte, oppure magari mi ritaglio 2 volte a settimana il tempo per andare a yoga, e così via. Poi nel resto del tempo, come la famosa barzelletta, l'intervallo è finito, l'immersione, ritorniamo giù nella mente razionale. E poi cerchiamo faticosamente di osservare il pensiero. È già qualche cosa. Abbiamo già fatto un salto. Ci dedichiamo almeno a dei momenti, degli spazi nei quali siamo consapevoli, ci sentiamo a casa, ci sentiamo bene, recuperiamo il contatto con noi stessi. Perfetto. Però non abbiamo risolto il problema del pensiero, che è quella cosa.
che è con noi in ogni istante della nostra vita. È quel rumore di fondo che ci accompagna tutto il tempo. Allora, così come io mi accorgo che posso osservare il pensiero, posso anche accorgermi che non c'è un solo stato di pensiero. Dicevamo, vediamo un po' la storia del pensiero, perché appunto quando noi cominciamo ad osservare il pensiero ci accorgiamo che possiamo fare qualcosa di diverso che non semplicemente stare nella mente razionale. Ma quali sono queste possibilità di pensiero? Avevo incominciato a dire che vi raccontavo una storia e poi sono partito per la tangente, quindi adesso torno a raccontarvi la storia del pensiero. C'era una volta, andiamo indietro, andiamo a più o meno 100.000 anni fa. Non sono un antropaleontologo, quindi non so se dico delle date corrette o delle castronerie, però mettiamo 100.000 anni fa, il Homo nelle praterie, le origini, gli albori del pensiero umano sono il cosiddetto pensiero arcaico. Andiamo a cercarlo prima del Sapiens, quando l'uomo vagava per le praterie ed era l'uomo donna, vagava per le praterie ed era raccoglitore cacciatore. No, prima di essere cacciatore era raccoglitore, perché l'uomo, l'essere umano, per svariati, per un tempo sterminato, campava raccogliendo quello che c'era ed era la preda. L'essere umano è stato preda, Homo è stato preda prima di diventare predatore. Homo che era preda non era nemmeno consapevole di pensare. Aveva degli strani processi che lo portavano a attacco-fuga, che lo portavano a raccogliere per mangiare, ma non aveva, sembra, la consapevolezza di sé. C'erano degli abbozzi di pensiero, il cosiddetto pensiero arcaico. Pensiero arcaico che consentivano di imitare, simulare ciò che l'altro faceva che era buono e non fare ciò che vedeva che non era buono. Sapete qual è stato il primo passaggio evolutivo? Grazie. Sapete qual è stato il primo passaggio evolutivo dell'essere umano? Che è stato un salto nella storia così grande che non, appunto, gli antropologi lo sanno, noi no. È stato quello di cosiddetta scarnificazione. Prima di diventare carnivoro, l'essere umano era raccoglitore. Dal raccoglitore al carnivoro c'è una fase intermedia che è la scarnificazione. Sapete cosa vuol dire? Immaginate ora un po' scarnificare. È quello che fanno le iene. L'essere umano, Homo, ha imitato le iene per un tempo immemorabile. Imitando le iene, cosa faceva? E si prendeva dai predatori principali, i resti dei predatori principali, e si cibava di resti, imitando quello che facevano le iene. Poi ha imparato a fare bene quello che facevano le iene. E ha incominciato a superare le iene e è diventato più bravo delle iene a competere con loro per il cibo, grazie alla capacità di imitazione. Sapete quelle che sono, quelle che Calasso chiama la rosa dei venti del pensiero, della mente? Simulazione, imitazione, possessione, trasformazione. L'essere, gli albori del processo mentale, a quei tempi lì, quando andava a competere con le iene, erano simulazione e imitazione,
possessione, cioè prendeva su di sé la forza che è necessaria e trasformazione. Cominciavo a dire: se lo fa lei, lo posso fare anch'io, se lo faccio io, posso farlo meglio. E nascono, adesso ve la faccio molto breve, nascono i primi abbozzi di pensiero che si struttura e incomincia a diventare linguaggio. Ci sono delle teorie che asseriscono che a quei tempi il linguaggio e quindi il pensiero, il primo abbozzo di pensiero dopo quello astratto, dopo quello arcaico che è il pensiero magico, si sia sviluppato grazie all'assunzione dei funghi allucinogeni. Perché voi pensate che i funghi allucinogeni nascono sulle cacche degli animali. Nelle grandi praterie ci sono gli animali. Homo è raccoglitore, possiamo immaginarci che raccogliesse anche i funghi. E si pensa, comunque, si pensa che il progresso del pensiero, no? Da arcaico a magico, fosse avvenuto per questi processi che vi ho raccontato. E poi da lì il passo successivo è stato competere con gli animali per la caccia e diventare il predatore principale e vincere sugli altri grazie all'utilizzo del fuoco e degli attrezzi, no? Attraverso la lancia o giavellotto, l'uomo ha incominciato a toccare l'animale, a catturare l'animale. In questo modo ha cominciato a differenziarsi dall'animale, ha incominciato a capire che lui non era come l'animale. Trasformazione, sostituzione. L'atto di usare le armi e di produrre ferita è stato uno dei passi, il secondo passo cruciale nell'evoluzione del pensiero, perché insomma hanno cominciato a comprendere: io non sono te, se faccio così succede quello, pensiero magico. Se mi metto a cantare o a danzare al fuoco prima di andare a caccia, caccio meglio. Se per caso funziona, il rito di cacciare, di danzare davanti al fuoco prima di andare a caccia diventa assodato e quindi il pensiero magico diventa il pensiero dominante. Pensiamo ai sacrifici che sono durati fino quantomeno all'epoca cristiana, alla prima epoca cristiana, ma in molte tradizioni durano ancora oggi. Quindi il sacrificio come pensiero magico: se io sacrifico l'animale, il Dio, la divinità è benefica con me. Se io danzo alla luna, se io fino ad arrivare a se io sacrifico le vergini, no? Per cui uscendo da quelle praterie famose, eccetera, con la nascita della storia, è andato avanti, è evoluto il pensiero magico superstizioso. Se non faccio questo, domani il sole non sorge. I riti di fertilità per il raccolto e così via. Quindi per millenni il pensiero umano è stato il pensiero magico. Tutto veniva riportato a una ritualistica, una cerimonia: fai quello per ottenere quello, se non fai quello non succederà quello. Funzionando il pensiero magico, o meglio, le strategie del pensiero magico, i rituali che più funzionavano, o le persone che maggiormente erano capaci, i maghi, gli sciamani, che erano capaci di applicare le strategie del pensiero magico, venivano mitizzati e si incominciava a raccontare storie su di loro. Miti. Questo raccontare storie su di loro ha creato, a poco ha fatto strutturare il pensiero mitologico. Il pensiero mitologico ha accompagnato tutta la storia dell'umanità, della storia raccontata. Pensiamo a tutto, all'impero romano, pensiamo, cioè, qualsiasi film che noi vediamo sulla nostra storia ci parla di civiltà dominate dal pensiero mitologico.
per ridurre al minimi termini, il pensiero mitologico è tribale, etnico. Noi siamo migliori degli altri. Se fai così, se sei con noi, altrimenti sei con i nemici. I nostri miti, le nostre leggende raccontano delle nostre divinità che sono migliori delle loro, dei nostri usi e costumi che sono migliori degli altri. Il pensiero mitologico in qualche modo è alla base della mentalità guerriera, del combattimento e via di seguito, che ha accompagnato la storia fino alla nascita del pensiero razionale, dell'illuminismo, alla scienza, e che ahimè però è diffusissimo ancora oggi. Basta pensare a America First, basta pensare all'ISIS, basta pensare agli hooligan del calcio, basta pensare alla mafia, basta pensare ma chiunque, cioè a pensare a molti di noi che tendono a ritenere che la propria cultura sia migliore delle altre, pensiero mitologico. Però con la nascita, siamo arrivati all'uscita dal Medioevo, con la nascita della scienza e dell'illuminismo è nato il pensiero razionale, che ha funzionato talmente bene sulla materia, tant'è che infatti cosa è successo? Ricordate il famoso Cartesio, il famoso Galileo e via di seguito, si è deciso, è stata proprio una scelta di lasciare la coscienza alla Chiesa e di occuparsi della materia col metodo scientifico razionale. E si sono ottenuti risultati straordinari, infatti siamo arrivati ai nostri giorni. Ha funzionato talmente bene il pensiero razionale sulla materia che è stato applicato anche alla vita, il pensiero scientifico medico, lo stesso tipo di pensiero razionale, solo che per occuparsi del vivente in un'ottica razionale si è dovuto lasciare fuori la coscienza, la psiche, la spirito, non parliamo dello spirito. E siamo arrivati ai giorni nostri, dove il pensiero scientifico ha avuto talmente tanto successo nel farci vivere a lungo, nel combattere certe malattie, nel combattere, grazie soprattutto alla fortunata scoperta dei batteri, e adesso ai nostri giorni, al genoma e via di seguito, o alle tecnologie diagnostiche, il pensiero razionale è totalmente, assolutamente dominante, e non c'è, appunto, uno non sa né che esistono altri pensieri precedenti, nei quali noi siamo totalmente immersi ancora. Spesso ricadiamo nel mitologico o nel magico superstizioso. Non vorrei fare polemica, ma lo stesso pensiero, la stessa idea che il vaccino ci salvi dalla pandemia è un pensiero magico superstizioso. Un problema così complesso come la pandemia viene ridotto a c'è un elemento cattivo che è il vaccino, combattiamolo con pensiero magico. Non è pensiero scientifico, però lasciamo la polemica, vedremo. Vedremo come andrà a finire. Certamente il virus verrà sconfitto, ma che cosa l'abbiamo vissuto a fare tutto questo se il virus viene sconfitto e noi restiamo quello che eravamo? Forse c'è un messaggio sotto che può essere: cambia la tua mente, evolvi, guarda che c'è qualcosa da comprendere. E quindi siamo in una fase storica nella quale il pensiero razionale sta egemonizzando tutto e a tutti quanti sembra che sia c'è una coincidenza tra pensare e pensiero razionale. Nessuno mette in dubbio che ce ne siano altri, più o meno. E c'è una coincidenza tra scienza e questo metodo scientifico. Si crede che la scienza sia una e è quella che c'è. Ma la scienza che c'è è semplicemente quella dominante. Ci sono altre scienze, ci sono altre epistemologie sparse per il mondo, non occidentali, ma anche occidentali. La visione integrale traspersonale, il nuovo paradigma, ci porta dei pensieri e delle epistemologie diverse. E adesso arriviamo alla transcognizione, così vi accontento, visto che l'abbiamo scritto nel titolo. Cosa dovrebbe, potrebbe succedere a questi tempi? Visto che abbiamo a disposizione la storia che ci dice, guarda che non c'è un solo pensiero, ma ce ne sono diversi. Guarda che puoi osservarti pensare.
È a disposizione tutta la conoscenza dell'umanità, tutta la storia. Puoi vedere che siamo a un cutting edge, si potrebbe dire, siamo a un punto di svolta, come dicevo ormai tanti anni fa Capra. Il paradigma olistico che si sta faticosamente affermando potrebbe emergere, ma c'è il paradigma riduzionista cognitivo, cognicentrico, dominante, che sta occupando tutto lo spazio. Così facendo, la nostra coscienza non evolve. Perché, come abbiamo detto, vivo, anche se vive esperienze spirituali, vengono organizzate dalla coscienza razionale. Quindi cos'è questa transcognizione per arrivare a Bumba? Questa transcognizione ti dice, intanto, guarda che ci sono altri livelli di pensiero, pensa all'intuizione, tanto per andare su qualcosa di semplice che conoscete, l'intuizione. L'intuizione è un modo di pensare più complesso e più elevato della ragione. È capitato a tutti voi che mentre vi lavate i denti vi arriva un'idea, un lampo, un insight. C'era nel topolino Archimede Pitagorico, gli si accendeva la lampadina. E non solo così, c'è praticamente tutti i filosofi della storia. E tutti i grandi pensatori saggi considerano due tipi di conoscenza, quella razionale e quella intuitiva, che poi chiamano, in tanti altri modi, ma comunque c'è un tipo, un modo di conoscere, che io sto chiamando transcognizione, che è basato sull'intuizione. Però l'intuizione è un lampo, è un insight. Ah, tutti quanti sappiamo che quando abbiamo un insight cogliamo qualcosa di vero. È come se durante la notte si accendesse un lampo. E se tu sei al buio e arriva un lampo, tu vedi qualche cosa, no? Quindi l'intuizione è un lampo che rischiara, è una epifania che ti fa vedere chiaramente. La transcognizione è. E perché mai avere un solo insight? Cos'è che fa succedere, cos'è che fa avere l'insight? Certo, la meditazione, la consapevolezza, la presenza. Ci sono tutta una serie di atteggiamenti, l'ascolto interiore, il non giudizio. Ci sono una serie di tecnologie che consentono l'insight. Solo che di solito l'insight è uno, no? Io penso a qualche cosa e poi mi arriva l'idea che. Ma se voi pensate ai poeti, la musa ispiratrice, se voi pensate a qualsiasi artista e voi pensate ai vostri atti creativi, sapete che sono cose che vi succedono. Non sono molti, dicono, ma non sono stato, non io, mi è venuto, mi è arrivato, senza arrivare alle canalizzazioni della parapsicologia. O delle esperienze spirituali, ma i poeti, gli artisti, i pittori, gli scrittori, è un flusso che arriva. Cioè, molto spesso. Oppure pensate a tutti i predicatori, non so se vedete le serie in TV, o a tutti i predicatori, non sono io, me l'ha detto Dio, no? Me l'ha detto Gesù. Questo me l'ha detto Gesù, pur essendo inquinato da pensiero magico o mitologico, ci dice di un fenomeno che nasce da dentro. La psicologia transpersonale ti dice: guarda che noi non siamo solo Dio, ma siamo un sé. Il sé è la totalità del nostro organismo. Quando tu sei in contatto col tuo sé, quindi quando tu mediti, quando tu rispetti, succede che il sé ti pensa. Quindi in realtà noi non pensiamo. Il pensiero razionale pensa, la transcognizione o il pensiero integrale è, sei pensato, nella transcognizione sei pensato, sei pensata dal sé. Quindi se il mio io, è tutto quello che diciamo, il mio io pensa in un'ottica razionale. E chi è questo io? L'insieme della mia personalità, le mie identificazioni, le mie credenze. Mentre il sé, che si presume essere la parte più vera di me,
tutte le tradizioni ne parlano, lo chiami Atman, lo chiami sé, lo chiami grande spirito, lo chiami il maestro interiore, lo chiami Gesù, il Cristo nel mio cuore, lo puoi chiamare come desideri, ma questo sé che parla, anche pensa. Quindi quando io rinuncio a pensare e resto in contatto, sono pensato. Quando io non cado nella tentazione di quella che io chiamo la prima attenzione, nella prima attenzione io colgo le apparenze. Se io rinuncio alle apparenze, resto nel vuoto, tollero l'incertezza, ascolto quello che sento dentro, quello che vedo fuori, espando la mia coscienza, ecco che un flusso di pensiero da dentro arriva. La transcognizione, il pensiero integrale, il mio sé interamente pensa e non più il mio io. Nel mio io c'è lo sforzo di mettere insieme le cose, di ragionare, di fare A più B uguale C. Nella transcognizione c'è, sono in contatto con il sé, rinuncio, riconosco i giudizi e li osservo, osservo il mio pensiero, ascolto quello che sento dentro, ascolto quello che vedo fuori. Espando la coscienza per sentire e vedere di più quello che c'è sul palcoscenico e dietro le quinte, tollero l'incertezza e aspetto, e un flusso di pensiero arriva. È quello che sta succedendo adesso con me, non è che prima di parlare ho pensato quello che avrei detto, è un flusso che viene dal sé e che mette insieme le parole dopo l'altra. E questo richiede ascolto, contatto, presenza, fiducia, tutte le caratteristiche che puoi sviluppare con un atteggiamento meditativo, ma non è sufficiente meditare. Devi poi tenere a bada la mente che vuole organizzare la tua esperienza secondo l'ottica dell'io. Ah, ecco, sono riuscito, non sono riuscito, ecco, è successo questo, aveva quel significato, piuttosto che lascia perdere. Osserva e rinuncia. Contatto dentro di me. Contatto fuori di me. Quindi, in termini tecnici, è un insieme di seconda attenzione, in modo ulteriore pensiero integrale. La seconda attenzione che cos'è? Presa da Castaneda, ti dice, guarda che quello che vedi è un'apparenza, c'è qualche cosa anche dietro le quinte. Occupati di guardare ciò che vedi e ciò che c'è dietro, con uno sguardo più attento. In modo ulteriore ti dice, quello che c'è dietro le quinte, quello che c'è e quello che vedi fanno parte dell'unico processo, la figura a sfondo della Gestalt. Non fermarti solo a ciò che viene sul palcoscenico, ma espandi la coscienza e cogli anche il contesto. Questo è in modo ulteriore, è il Tao in qualche modo, no? Questo è quello dello Zen, guarda che questo è questo, ma questo è anche quello. Quella sedia lì è una sedia, ma tu puoi usarla come un cavallo. È anche un simbolo, non è solo un segno. E pensiero integrale. Pensiero integrale ti dice, rinuncia a pensare con la tua testa, rinuncia a pensare con l'io, rinuncia a quel flusso di giudizi e di condizionamenti che hai. Osservalo e lascialo lì, ma porta la tua attenzione ad ascoltare dentro le sensazioni, le emozioni. E i vissuti che vengono dentro, osserva anche i tuoi pensieri, osserva fuori tutto quello che succede, il palcoscenico dietro le quinte, espandi la tua coscienza a cogliere tutto quello che riesci a cogliere con attenzione, stai, tollera l'incertezza e ascolta quel flusso che viene da sé e affidati con fiducia. In questo modo il tuo sé, che secondo Jung e molti altri è l'archetipo organizzatore, il principio unificante della nostra psiche, il nostro sé organizza il nostro pensiero. E quindi pensiamo un pensiero, tra virgolette, più transcognizione. Raggiungiamo un livello di cognitivo che va oltre il razionale, ma che è integrale. Questo, a mio avviso, è la frontiera del nuovo pensiero. È qualcosa per cui siamo pronti. Tanti ne parlano sotto altri aspetti, pochi ne stanno attenti, pochi considerano
che oltre a fare esperienza, devi anche padroneggiare come quello che tu ne fai della tua esperienza, come la usi. Se lasci che sia il sé a organizzare la tua esperienza, e se lo fa attraverso questo sistema, questa modalità integrale che sto chiamando transcognizione, perché lo fa da un livello più profondo e più organizzato dell'essere, maggiormente armonico e complesso. E è un insieme di insight. Immaginati un insight. Se il minimo comune denominatore del pensiero è il concetto, l'idea, il minimo comune denominatore della transcognizione, il minimo comune denominatore della transcognizione è l'insight, l'intuizione. E con questo io mi avvicinerei alla conclusione. Che ne dici, Michele? Beh, intanto complimenti. Allora, naturalmente. Ogni tanto dicono che non si sente bene, però. Purtroppo il volume era un po' basso e il tuo riflettere, la tua riflessione a voce alta, era purtroppo un po' bassa, perché era evidente che eri in uno stato di, io direi ipnotico, mi consenti di dire questo, di usare questo termine, ma penso che sia quello giusto. Eh no, io sono rimasto molto toccato e colpito dalle cose che dici e soprattutto mi ha riportato con la mente all'idea che noi abbiamo tre cervelli, no? Abbiamo anche il cuore e lo stomaco, che sono cervelli che si muovono anche autonomamente, sebbene collegati perfettamente al nostro cervello, ma hanno una loro coscienza che è indipendente dal pensiero, anche se pensano in modo diverso. Io credo che forse quello che tu in parte hai detto ci riporta anche a questo, cioè al sentire. È così? Certo, il sentire è una componente. Guardavo che i miei allievi stanno arrivando sul colpo. Certo, il sentire, il circuito è sentire agire, il circuito dell'esperienza è sentire agire e pensare. Sentire agire e pensare insieme non sono separabili. Il Certo. pensiero integrale ti dice: guarda che in realtà il vero pensiero è sentire, agire e pensare. Quella che si criminalizza tanto come mente è perché tu separi dal sentire l'agire, separi il pensare dal sentire l'agire. Ma se tu Certo. tieni insieme sentire, agire e pensare, pensi in modo integrale. Ecco la transcognizione. Quindi ascolta, ma non solo. Agisci, ma non solo. Pensa, ma non solo. Se fai questo tre insieme osservandoti, quello che succede è un flusso di intuizioni che sto chiamando transcognizione, Gli insight di cui parlavi prima. Certo. che non sono solo uno ogni tanto, ma perché non averli sempre? Se tu crei le condizioni giuste, hai un insight dopo l'altro. E come ti dicevo, invece dell'idea concatenata, che è il pensiero lineare, sono insight concatenati uno dopo l'altro. Qual è il pensiero? Assolutamente. È la transcognizione che intendo. E probabilmente è proprio da lì che parte il cambiamento, no? Il fatto di cambiare. Perché uno cambia facendo un'esperienza trasformante, ma poi chi se ne appropria? Torni Certo. quello che eri, con la mente razionale che lo organizza. Questa è la sfida, secondo me. Assolutamente, sono temi che molto affascinanti e molto molto profondi, perché davvero ci consentono, e io credo che sia un invito alla riflessione un po' per tutti in questa giornata, a guardare davvero alla vita e al senso della vita e anche al modo di affrontarla con una chiave di lettura diversa, che è quella che tu hai portato qua oggi. Ascoltare prima di tutto, sentire le emozioni e dopo. In ultima istanza, probabilmente c'è un processo di difesa che fa sì che noi agiamo prima. Certo, il controllo, pa paura e controllo sono figli del pensiero, cioè il pensiero razionale Esatto. è tenuto dal controllo e dalla paura. Questo che chiamiamo transcognizione è guidato da fiducia e da lasciare andare. Esatto. Tollerare l'incertezza che non sai quello che dirai. Assolutamente. Sai che te lo dice.
Beh, questo probabilmente lo sappiamo solo in seconda istanza, però io direi che l'excursus e l'esposizione che hai fatto è molto chiara. Anche Luciana, che tra l'altro pochi minuti fa ha scritto questa cosa molto chiara, cioè la tua riflessione è molto chiara. E Giusy ci sta scrivendo adesso, guarda, osserva e rinuncia, meravigliosa sintesi, grazie, grazie. E Luigi, ancora una volta, davvero un grazie di cuore. A questo punto Senti, grazie, grazie uso quel Michele. cervello lì. Ce Tra l'abbiamo l'altro, fatta, adesso torno ai miei allievi che sono lì, che stanno arrivando. Grazie a tutti. Grazie. davvero ti abbiamo rubato del tempo prezioso, però davvero è stato un grande insegnamento e avremo occasione di rivederci senz'altro. Ti abbraccio col cuore e un saluto da tutti noi. Siamo in Ciao. tanti e Grazie a tutti. soprattutto rimarrà questa, peraltro, quindi se hai piacere, sai anche che sei presente sulla nostra piattaforma. Siamo felici di averti avuto con noi e grazie per il tempo che ci hai dedicato in una giornata così importante anche per te e per tutti noi. Un abbraccio, grazie. Ciao, state bene. Buona Ciao, ciao Pierluigi. Grazie giornata. Ciao. a te, ciao. Eccoci di nuovo collegati per il prossimo autore. Davvero affascinante il tema che Pierluigi ci ha portato insomma, ci ha invitato a riflettere su questo tema, su questo modo di vivere la vita, di usare il pensiero razionale. Io credo che sia una riflessione saggia che ci porta a capire com'è importante ascoltare le nostre emozioni, ma insomma, questa è una mia personale posizione, fa parte anche del mio lavoro e credo che l'invito che abbiamo voluto fare, appunto, invitando Pierluigi, era proprio quella di dare una chiave di lettura diversa alla lettura delle emozioni e della relazione con l'altro.